Richard Biegenwald era un ragazzo dai capelli rossastri, li portava sempre da una parte e non mancava mai di mettere il gel. In apparenza era un ragazzo freddo, a volte scostante, ma quello che colpiva le persone erano i suoi luminosi occhi azzurri in contrasto con i suoi capelli rossi. Era alto, poco più di un metro e settanta e pesava 75 chili, aveva sempre sul volto una espressione disincantata e parlava con un forte accento newyorchese. Non era stato un bambino fortunato, i medici gli avevano diagnosticato la schizofrenia obbligandolo a una serie di trattamenti con l'elettroshock. Col passare del tempo, il giovane mostrò i segni di una personalità ribelle e molti problemi a socializzare con quelli della sua età. Dopo aver compiuto 18 anni, passò un periodo della sua vita rinchiuso in un riformatorio federale ad Asland, nel Kentucky. Ma perché si trovava lì? Beh, aveva abbandonato la scuola superiore e poi gli era venuta in mente la brillante idea di rubare un'auto. Così si era recato a Nashville, nel Tennessee, e aveva messo in atto il suo proposito, ma nel viaggio di ritorno era stato sorpreso a trasportare la macchina nel Kentucky. Passò un anno dietro le sbarre, e quando fu rilasciato non combinò niente di buono. A novembre del 1954 aveva cominciato a passare fine settimana a Bayonne, una piccola città piena di negozi e quartieri residenziali e una strada principale dove tutti andavano a divertirsi e a vedere gente. Lui però aveva altro in testa. Conobbe James tramite un amico comune. Era un ragazzo molto diverso da Richard, veniva da una famiglia cattolica timorata di Dio. I suoi gli avevano insegnato le buone maniere e la differenza tra bene e male. Lo stesso non si poteva dire per Richard, ma nonostante questo James continuò a frequentarlo. I due bazzicavano spesso le strade di Port Richmond, nella parte nord di Staten Island, la più antica comunità dell'isola composta da operai e case a basso reddito. Un tempo era stata una località con un fiorente porto marittimo fiancheggiato da bellissime case coloniali e vittoriane. Ora gli stessi edifici erano appartamenti a basso reddito. Era il 1958 quando Richard confessò a James di voler fare qualcosa che non aveva mai fatto. I due non sapevano quel giorno che quella cosa avrebbe cambiato per sempre le loro vite. Richard rubò un'altra macchina a Staten Island, andò a Bayonne nel New Jersey insieme a James e lì cercò di rapinare un negozio di alimentari. Nel negozio c'era Leo Bergman, amico e socio in affari di Stephen Slodowski. La fine della serata si avvicinava e mentre i due chiacchieravano, Slodowski si preparava alla chiusura. Videro entrare un cliente che indossava una lunga giacca grigia e un cappello attesa e ordinò mezzo chilo di formaggio. Bergman pensò che quell'uomo fosse strano ma non se ne curò più di tanto. Pochi minuti dopo, i due soci si salutarono e Bergman se ne andò. Mentre si avvicinava al suo veicolo l'uomo vide la Mercury color crema parcheggiata con il motore acceso e si chiese cosa stesse facendo lì. Ho guardato nello specchietto retrovisore e ho notato l'auto in retromarcia, è stata l'ultima volta che l'ho vista, disse Bergman agli investigatori. Qualche minuto prima Richard aveva detto a James di mettersi al volante mentre scendeva dal veicolo, infilando il fucile a canne mozze sotto l'impermeabile. James sedeva nervosamente al posto di guida, guardando il suo amico che camminava verso il negozio. Richard si mise in testa il cappello di lana mentre saliva i gradini. Aprendo la porta, l'aria fredda si posò sul pavimento caldo. Guardandosi intorno, il giovane vide file di scaffali allineati con vari prodotti alimentari e il piano di lavoro ancora da sistemare. Il negozio era vuoto, come sperava, e vide Sladowski chinarsi a sistemare gli oggetti sotto il bancone. Richard Biegenwald aveva già commesso dei furti in passato, auto rubate, furti in case, ma dentro di sé sapeva che quel giorno stava per passare al livello successivo. L'adrenalina scorreva, il suo cuore e batteva all'impazzata. Lui si sentiva bene, era persino elettrizzato. Dopo aver messo via gli oggetti, Sladosky si alzò e fu sorpreso di vedere un uomo in piedi lì davanti a lui. Uno sguardo più attento e notò che l'uomo aveva in mano un fucile. Non fu intimidito, anzi, dopo tutto prestava servizio mensilmente come procuratore penale. Sladowski guardò Richard quasi con uno sguardo di sfida. Il fucile era caricato a pallettoni e Richard era deciso a usarlo. Non potevo mancare il bersaglio da un metro di distanza, disse in seguito. Il rumore assordante dello sparo si sentì a diversi metri di distanza. Sladowski fu colpito e cadde ferito a morte. Richard si affrettò a prendere il portafoglio dell'uomo disteso a terra sanguinante. Andiamocene di qui, gridò Richard mentre saltava sul sedile posteriore dell'auto. In preda al panico James premette sull'acceleratore e svoltò a sinistra in Avenue B, attraversando la corsia opposta. Richard abbassò il finestrino e sparò un altro colpo, mandando in frantumi la vetrina del negozio. Dopo aver percorso quasi un quarto di miglio, saltò sul sedile davanti e prese il volante, attraversando strade secondarie, mentre dirigeva l'auto verso il traghetto. Emil Capusta era seduto a guardare la tv nell'appartamento sopra il negozio. Sua moglie era fuori per la sera e lui si stava godendo lo sport in tv. La coppia era proprietaria dell'edificio e conosceva Steven Sladowski da venticinque anni. Capusta aveva firmato un contratto triennale con il suo inquilino per centoquindici dollari al mese. Ho sentito una forte esplosione mentre andavo a vedere cos'era successo. Ce n'è stata un'altra. Corse verso il negozio e incontrò il diciottenne Donald McLaughlin che gli andava incontro in cerca di aiuto. Il giovane e i suoi amici erano per strada quando avevano sentito lo sparo. Pochi secondi dopo, un uomo fu visto scappare dal negozio e salire su un'auto. Mentre l'auto si allontanava, videro un lampo luminoso e sentirono un rumore assordante. Donald fece in tempo a memorizzare la targa: New York RD 757. Abbandonata l'auto all'angolo tra Zabrisco Avenue e First Street, Richard e James si diressero a piedi verso il traghetto. Una corsa veloce fino a Staten Island e i due sarebbero stati al sicuro. Il tempo era sereno e il traghetto navigava dolcemente sulle onde. La luce della luna proiettava un bagliore luminoso sull'acqua nera. A destra si poteva vedere in primo piano il ponte di Bayonne illuminato. L'aria era gelida per quelli sulla parte esterna del traghetto, ma non per i due fuggitivi il cui sangue scorreva rapidamente nelle loro vene. Richard si aggrappò saldamente al suo fucile nascosto sotto l'impermeabile. Verso le tre la polizia trovò l'auto abbandonata dai due banditi in zabrisco Avenue. Gli agenti di Bayonne stavano già setacciando Staten Island cercando di trovare indizi sul caso. Dalla parte del jersey stavano nuovamente interrogando i quattro giovani che avevano assistito alla fuga. Gli investigatori della polizia stavano sfogliando i fascicoli dell'ufficio di Sladowski cercando di trovare una pista. Qualche giorno dopo Richard e James stavano percorrendo una strada a Salisbury, nel Maryland. Avevano appena rubato un'auto da quelle parti. Ad un certo punto all'altezza di un semaforo videro una macchina della polizia. Gli agenti si accorsero che quelli erano i due che stavano cercando e seguirono la macchina a sirene spiegate con l'intento di fermarla. I poliziotti arrivarono a pochi metri dall'auto rubata e da dietro fecero cenno a Richard di fermarsi. Il giovane accostò lentamente la macchina al ciglio della strada, si mise in grembo il fucile e aspettò. Guardando nello specchietto laterale del guidatore vide il poliziotto aprire la portiera e cominciare ad avvicinarsi. La gente sapeva che il veicolo a cui si stava avvicinando era occupato da due uomini ricercati per omicidio. Mentre camminava nell'oscurità, la sua torcia proiettava una luce debole sugli occupanti del veicolo. Poteva solo distinguere vagamente due figure scure all'interno, ma poco altro. Nell'oscurità un colpo di fucile squarciò all'improvviso il silenzio della notte, il poliziotto fu colpito al volto di striscio e crollò a terra. La gente riuscì a dare l'allarme prima di farsi curare le ferite all'ospedale e poco più di un'ora dopo una pattuglia incrociò l'auto dei ragazzi in fuga ed ebbe un conflitto a fuoco con Richard. Il giovane e uno dei poliziotti rimasero feriti e alla fine la lunga fuga dei due ragazzi finì in ospedale. Furono arrestati e con i due sospetti dietro le sbarre gli investigatori iniziarono a indagare a fondo sulla vita di Richard Bigenwald acquisirono una grande quantità di informazioni che avrebbero usato contro di lui e il suo complice al processo. Alla fine Richard fu condannato all'ergastolo nel New Jersey mentre il suo complice prese 15 anni. Richard ne scontò 17 prima di ottenere la libertà vigilata nel 1975. La popolazione nelle carceri alla fine degli anni 50 era prevalentemente bianca e la punizione abituale per comportamenti scorretti era il razionamento del pane e dell'acqua. L'ambiente era duro, anche per il più incallito dei criminali, figuriamoci per un giovane. Durante i primi mesi Richard Biegenwald finì più volte in isolamento con il razionamento alimentare. Gli davano quattro fette di pane e due bicchieri d'acqua tre volte al giorno, ma per lui questo non era niente in confronto al trattamento con l'elettroshock che aveva subito in passato. Dwight Eisenhower era presidente quando Richard Biegenwald divenne un uomo libero. Erano passati sedici anni e lui era già stato due volte in prigione e in quel lasso di tempo la Casa Bianca aveva cambiato quattro presidenti. A quel punto Richard aveva molti problemi da risolvere. Non aveva fatto rapporto al suo agente per la libertà vigilata dalla metà del 1977 ed era sospettato di stupro. Arrestato a Brooklyn nel giugno 1980, Bigenwald sposò la sua ragazza in carcere. Le accuse di stupro furono ritirate in seguito quando la vittima non lo riconobbe in un confronto all'americana, ma Richard scontò altri sei mesi con l'accusa di violazione della libertà condizionale. Dopo il rilascio, trovò lavoro come addetto alla manutenzione trasferendosi con la moglie in un vecchio condominio ad Asbury Park, nel New Jersey. Uno dei loro vicini era Darren Fitzgerald, un tizio che aveva conosciuto in prigione. Derran era un criminale in carriera e ora si trovava in libertà vigilata. Era accusato di taccheggio e traffico di armi da uno stato all'altro. Il 4 gennaio 1983 il corpo della diciottenne Anna Olesievich fu trovato dietro un ristorante a Ocean Township a nord di Asbury Park. Colpita quattro volte alla testa, la ragazza era completamente vestita e la polizia non trovò prove di stupro. Era la sera di venerdì 27 agosto 1982 quando Anna Maria Olesievich e Denise Hunter andarono in macchina a Neptune City per trascorrere il fine settimana sulla spiaggia. I loro piani erano prendere il sole, ascoltare musica e fare festa. Entrambe le ragazze erano giovani e non vedevano l'ora di andare in spiaggia. Anna era attraente, con lunghi capelli neri, occhi scuri e una corporatura snella, era alta un metro e settanta. Suo padre Robert era un vigile del fuoco di Camden che l'aveva cresciuta da solo dall'età di nove anni quando sua madre da cui prendeva il nome morì. Lei e suo padre vivevano in Morton Street. Purtroppo per Anna Marie quella sera ebbe la sfortuna di incontrare Richard Biegenwald. Nessuno è veramente sicuro di cosa sia successo quella notte, ma è probabile che lui abbia notato Anna da sola e si sia avvicinato a lei. Il comportamento senza pretese e i penetranti occhi azzurri di Richard presumibilmente non rappresentarono una minaccia per la giovane donna. Lui era amichevole, parlava bene, la invitò a casa sua e lei accettò. Mentre camminavano verso la sua macchina, il destino di Anna era segnato. Fu vista l'ultima volta il fine settimana del Labor Day, 1982, lungo l'affollata passerella di Esbury Park. Dopo aver appreso la notizia, un'amica della moglie di Richard chiamò la polizia, indicando lui come sospettato dell'omicidio. La donna sosteneva di aver accompagnato Biggenwald diverse volte sul lungomare alla ricerca di vittime e una volta Richard le aveva mostrato il corpo di una giovane donna nascosto nel suo garage e le aveva regalato uno degli anelli della vittima. Gli investigatori raccolsero tutte le informazioni che poterono su Richard Biggenwald e Darren Fitzgerald cercarono conferme sul fatto che i due vivessero ancora all'indirizzo di Asbury Park quindi esaminarono nel dettaglio i loro profili criminali risultava che Richard avesse ucciso qualcuno a sangue freddo nel 1958 e aveva scontato una lunga pena detentiva la sua fedina penale mostrava anche il suo arresto e il suo rilascio per tentato stupro e un altro periodo trascorso in prigione per aver violato la libertà condizionale. Non fu trovato altro sul suo conto. Anche Fitzgerald aveva una lunga scia di reati alle sue spalle, ma non era mai stato a lungo in carcere quanto Richard. I due detetti, Fagen e Lucia, erano a capo dell'indagine e dopo un paio di settimane si presentarono con un mandato e moltissimi uomini presso la residenza di Richard Biegenwald e Darren Fitzgerald. Era una grande casa composta da quattro appartamenti individuali. Il retro della casa era a forma di L dopo una modifica che era stata fatta alla struttura originale c'era una serie di scale che servivano per accedere a ogni appartamento, attraverso porte separate. La polizia credeva che sarebbe stata in grado di arrestare Biggenwald senza sparare un colpo e soprattutto senza che Fitzgerald sospettasse nulla. Si fece quasi mezzanotte prima che tutti i dettagli fossero definiti. Il caffè scorreva a fiumi tra gli agenti. L'esecuzione del raid sarebbe avvenuta nelle prime ore della notte per cogliere di sorpresa gli occupanti dell'appartamento. Tutto andò come previsto e senza sparare un colpo i due furono arrestati. Entrambi gli appartamenti erano sporchi, arredati con mobili vecchi, logori, rifiuti gettati dappertutto. L'intero posto era buio, con lampadine che illuminavano a malapena gli spazi interni. Gli investigatori rimasero sbalorditi dalla quantità di armi che trovarono dentro quegli appartamenti. Bombe fatte in casa erano dappertutto, con alcune appoggiate sulla mensola del camino come se fossero dei soprammobili. Furono trovati accendini trasformati in armi calibro 22, una delle quali esplose quando un ignaro ufficiale andò ad accendersi la sigaretta. Fortunatamente nessuno fu colpito. Poi c'era il fucile semiautomatico Mark 10 carico nella stanza di Biggenwald e pistole ovunque nell'appartamento di Fitzgerald. Al centro del soggiorno di Richard c'era un grande buco nel pavimento che conduceva nel seminterrato. Il detective Mike Doling fu uno dei primi a scendere. Era inquietante laggiù, disse. Il posto era completamente buio tranne che per una luce blu in lontananza. Notarono una camera da letto improvvisata adiacente a un'area di lavoro da cui proveniva quella luce. Il seminterrato aveva punti di accesso sia all'appartamento di Biegenwald che a quello di Fitzgerald. Era stato utilizzato come laboratorio improvvisato per l'assemblaggio di bombe a tubo e pistole con silenziatore. La calibro 22 che aveva ucciso Anna Olesievich fu trovata accanto al letto di Fitzgerald. Tuttavia le munizioni per quella pistola erano nella camera da letto del seminterrato dove Richard Biggenwald aveva dormito. Insomma c'erano abbastanza prove per assicurare alla giustizia quei due per molti anni a venire. Jonathan Steiger divenne l'avvocato di Fitzgerald e, parlando col detective, Fagan disse che il suo cliente era disposto a fornire allo stato altre vittime in cambio di un patteggiamento per evitare l'accusa di omicidio. Steiger disse che il suo cliente non aveva nulla a che fare con nessuno di quegli omicidi, tuttavia aveva aiutato Richard Biegenwald a sbarazzarsi di diversi cadaveri. Da quel momento in poi Fitzgerald iniziò a parlare. Per aiutare a capire la relazione tra i due uomini l'imputato spiegò come si erano incontrati lui e Richard. Nel 1966 aveva rapinato un complesso residenziale, ma era stato arrestato e condannato a una pena detentiva da trenta a trentacinque anni e spedito nello stato di Roway. È qui che aveva occupato la stessa ala della prigione di Richard. Alla fine i due si erano conosciuti e avevano cominciato a raccontarsi il loro passato criminale. Fitzgerald continuò dicendo che una volta Biggenwald gli aveva mostrato il cadavere di una donna nel garage, spiegando che era stata uccisa per motivi di lavoro. Lui lo aveva aiutato a seppellire la vittima a casa della madre di Richard a Staten Island, scoprendo accidentalmente una seconda donna morta mentre stava scavando la fossa. Seguendo le sue indicazioni, la polizia portò alla luce i resti di una giovane donna, Maria Ciallella, vista l'ultima volta nell'ottobre 1981. Il corpo di Maria era stato tagliato in tre pezzi e sepolto nel cortile di una fatiscente casa blu a Charleston, Staten Island. Non era sola: la tomba poco profonda conteneva i resti di un'altra ragazza. Deborah Osborne, 18 anni, era scomparsa da Point Pleasant, New Jersey, il mese di aprile precedente. La ragazza era stata accoltellata al torace e all'addome. Insomma i cadaveri ora spuntavano come funghi. Fitzgerald portò gli agenti alla tomba della diciottenne Betsy Bacon colpita due volte alla testa in un punto a nord di Asbury Park. Con il procedere delle indagini, Richard Biegenwald fu accusato anche dell'omicidio dell'evaso William Ward ucciso con cinque colpi di pistola alla testa e sepolto fuori in Neptune City, nel New Jersey. Richard fu anche sospettato, ma mai accusato di altri due omicidi. Uno riguardava la morte di John Petrone, un ex detenuto e talvolta informatore della polizia, ucciso anche lui con diversi colpi di pistola. Il suo corpo venne alla luce in una remota riserva naturale del New Jersey. L'altro caso riguardava una giovane donna Virginia Clayton rapita e uccisa l'8 settembre 1982, trovata tre giorni dopo a quattro miglia dal luogo in cui era stato sepolto Petrone. Richard Biggenwald fu incriminato dalle autorità del New Jersey per cinque capi d'accusa di omicidio di primo grado. Derran Fitzgerald invece fu condannato per favoreggiamento e occultamento di cadavere, ma grazie alla collaborazione data alla polizia ricevette una condanna a 5 anni per ogni reato commesso. Dopo la condanna per l'omicidio di Anna Olesievich, Biegenwald fu condannato a morte per iniezione letale. La pena fu poi convertita in ergastolo quando la Corte Suprema abolì la pena di morte in New Jersey per poi ripristinarla nel 1982. Richard Biegenwald è morto il 10 marzo 2008 all'età di 67 anni al St. Francis Medical Center di Trenton, nel New Jersey, per una crisi respiratoria dovuta all'insufficienza renale.